Ciao ragazzi e benvenuti su Gossip Drums. Come potete vedere, oggi ho già indossato le mie cuffiotte nonostante sia con una batteria apparentemente acustica. Ebbene sì, ho indossato magari le mie cuffie, perché questa non è assolutamente una batteria acustica. Ci assomiglia molto perché è stata creata perfettamente come un'acustica, ma è un'elettronica. Vi sto parlando e ho qua davanti la F-Note 7. Avete già visto probabilmente sul canale la F-Note? Sì, perché ho portato la F-Note 5, che era già una batteria di livello molto alto, veramente una super batteria, ma qua siamo ancora saliti di livello. Quindi oggi voglio capire insieme a voi quanto stiamo salendo di livello. Questa è una batteria ovviamente con un costo abbastanza elevato. Voglio capire se il costo abbastanza elevato ne vale la pena oppure no. Quando potrebbe servire avere una batteria del genere? Quando invece questa batteria potrebbe essere troppo? Oppure se magari il prezzo di questa batteria, che trovate in descrizione, trovate tutti i link come al solito, se il prezzo di questa batteria è troppo alto in base a quello che può fare, vediamo un attimo. Quindi grazie mille strumentimusicali.net per prima cosa per avermi mandato questa batteria in prova, perché è un sogno provare questa batteria che praticamente è il top di gamma F-Note. Quindi facciamo così, faccio partire la sigla e poi proviamo questo gioiellino qua e vediamo come si comporta. Per prima cosa voglio spiegarvi un attimino come funziona la batteria, che è molto simile alla F-Note 5, di cui trovate il link qui sotto se avete bisogno di qualcosa, trovate il link al video. È molto simile, ma le dimensioni della batteria sono un pochettino diverse, perché abbiamo la cassa un po' più grande, cioè cassa da 20 pollici, quindi una cassa proprio di grandezza praticamente normale e soprattutto molto comoda, perché non è da 22, è un po' più piccolina, quindi ci permette di mettere soprattutto il tom in una posizione comoda. Alto, basso, possiamo posizionarlo come vogliamo. Il tom è da 11 pollici, quindi molto particolare, il timpano da 15 pollici e il rullante da 14 pollici, quindi sono delle grandezze particolari, soprattutto 11 e 15, ma comunque che rispecchiano abbastanza la realtà della batteria acustica. I piatti idem, perché abbiamo il Charleston da 14 pollici, Crest da 16 pollici, Ride da 22 pollici, piatti che sono sempre molto belli da toccare perché sono in un materiale morbidino, molto molto interessante, e soprattutto da suonare sono fighissimi perché hanno una risposta molto bella. Come potete sentire, il suono già dei piatti è una bomba, ragazzi, è veramente veramente molto figo il suono, e faccio un po' fatica a capire, solo ascoltando il suono, a capire se arriva da una batteria acustica o da una batteria elettronica, perché è veramente tanto 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 reale. Ovviamente tutto stoppabile, e il crash, guardate tra l'altro questa cosa che mi sono accorto prima. Io, è una cosa che sembra non utilizzabile, ma ne sono accorto prima perché io faccio molto spesso questa cosa quando uso l'acustico, guardate. È una figata perché non devi utilizzare la mano, ma lo puoi stoppare direttamente così. Come avete potuto sentire, i suoni anche dei tamburi e della cassa sono super reali. Ovviamente ci sono tantissimi suoni, dopo ve ne faccio sentire un pochettino perché ce ne sono veramente tantissimi e molto 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 simili alle batterie acustiche. Vedete che ho posizionato la centralina, che è una centralina completamente touch. Probabilmente in questo momento la state vedendo male, ma perché c'è una camera apposta, che eccola qua, la riprende giusto per farvi vedere bene come funziona tutta la centralina, che è una centralina, come vi ho detto, completamente touch. Qui avete questa rotellina che vi permette di andare in qua e in là nel momento in cui andate ad agire sulla centralina. Noi cosa possiamo fare? Completamente touch, possiamo qui scegliere tutti i vari suoni che vogliamo vedere, lui ce li carica in pochissimo tempo e noi possiamo suonare subito. Ad esempio Metal Master, sentite la cassa. Anche se forse sarebbe meglio fare.
Comunque, ci sono tantissimi suoni, quindi potete andare in qua e in là, ce ne sono veramente un sacco. Adesso ve li ho scrollati un po' e sono neanche a un quarto di tutti i suoni che ci sono su questa centralina. Qui in Kit Edit avete la possibilità di aumentare e diminuire il volume di ogni tamburo. Ad esempio, se il Charleston è troppo alto, vado qui e lo abbasso. Qui abbiamo la possibilità di cambiare il volume, di cambiare il tuning. Ovviamente di qualsiasi strumento, ad esempio anche muffling. Sentite che diventa molto 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 più secco come suono. Non voglio stare qua a farvi mille menate su tutte le cose che può fare, perché ce ne sono veramente tantissime. Qua abbiamo tutti i livelli, quindi possiamo decidere anche di qua come fosse un mix a tutti i livelli della nostra batteria. Poi, sempre nella schermata menu, che non vi ho detto, ma si clicca di qua in basso a destra, possiamo andare ad esempio a scegliere il metronomo, come gestirlo, eccetera. Poi una cosa che non vi ho detto importante, ovviamente, è che su Kit Edit, se voi andate a cliccare sullo strumento, ad esempio snare, posso scegliere quale snare. E sono tutti veramente, veramente molto, molto, molto simili agli originali, sentite. Scegliamo un altro. Sentite che è molto 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 acustica come sensazione, sia perché stiamo suonando su una batteria acustica come fatta, sia perché comunque i suoni sono proprio quelli. Poi ho la possibilità di suonare rullante normale, rimshot. E in più, la cosa molto carina di questa F-Note è che ha il pad apposta per utilizzare il side stick. Posso usarlo così come lo utilizzate adesso, oppure proprio... Vedete, molto dinamico anche questo. Quindi, veramente super interessante. Andando avanti abbiamo tutta la questione del metronomo e soprattutto dello studio. Quindi, qui abbiamo due possibilità. O una cosa in cui facciamo partire il metronomo e lui ci dice in che punto stiamo suonando. Guardate qua. Qui mi sta dicendo se sono preciso oppure no. Questo oppure accuracy mode, tornando qui. Accuracy mode in cui mi dà una percentuale in base a quanto sto andando a tempo su click con ride, Charleston, snare, kick, che poi possono essere tutti customizzati come vogliamo. Ad esempio, se abbiamo un groove di tom da fare, possiamo impostargli guardami se sto andando a tempo con il tom, col timpano, eccetera. E poi sotto abbiamo tutte delle altre possibilità di volume, quindi volume di cuffie, bluetooth, eccetera, perché questa batteria è collegabile Bluetooth e poi soprattutto la questione trigger, quindi per ogni trigger possiamo andare ad applicare una sensibilità, una curva in base a quanto vogliamo sia sensibile la nostra pelle, tutte cose importantissime per poter far diventare veramente questa F-Note una batteria acustica a tutti gli effetti. Quindi è veramente una delle batterie sicuramente migliori che abbia mai portato sul canale, perché è senza senso, raga. Cioè è veramente... Facciamo così, vi faccio sentire qualche suono, che così incominciate anche un po' a entrare nel mood di questa batteria. Ad esempio, andiamo su Rocking. Mamma mia! Questo è un suono veramente, veramente bello pesante, con i piatti super bassi come piacciono a me. Gentle Notes.
Molto interessante questo super asciutto come suono. Andiamo avanti, Maple King. Mamma mia, raga, che suoni! E che si ha la sensazione di avere proprio la batteria qui, cioè che stiamo suonando veramente, non che la centralina sta facendo suonare la batteria. Quindi, come voi potete vedere, ci sono tantissime possibilità di suono. Come potete vedere ci sono tantissime possibilità di suono, like bodies. Molto, molto, molto interessante. Sentite il piatto? Sentite? Questo è il piatto rivettato, molto jazz. Ovviamente questo non è il set giusto per far jazz, ma ci sono anche dei set per far jazz, per fare cose un pochettino più particolari. Quindi questa batteria, raga, è veramente una cosa pazzesca, più che altro perché abbiamo tutto, non ve l'ho detto, ma quando ci viene venduta la batteria abbiamo tutto, a parte pedale, pedale del Charleston e basta, mi sembra, direi basta, perché per il resto c'è tutto, anche le aste, tutto quanto, tutti i cavi, tutto quello che ci serve, compreso i cavi. È molto interessante perché la centralina, non sono stato qui a farvi vedere come funziona bene dietro e tutto, ma comunque ha due cavi, tipo tra virgolette SCART della televisione, per farvi capire, che entrano nella centralina e avete già tutto collegato, dovete solo andarli a collegare ai tamburi, ma non dovete star lì a collegare tutti i cavi uno per uno alla centralina, quindi super comodo. In più è già preimpostata in modo tale che se voi volete andare ad aggiungere alcuni pezzi della batteria, tipo un altro tom, un altro timpano, un altro piatto, crash, eccetera, potete già farlo. Avete alcuni cavi, come potete vedere qua, spero si veda, ma comunque già un bel po' di cavi pronti per essere utilizzati. Tra i cavi avete l'uscita LR e quindi potete uscire tranquillamente con tutto il suono della vostra batteria. Avete l'uscita MIDI e quindi direi che c'è praticamente tutto. Se proprio devo trovare una cosa che ho detto cavoli, mi dispiace un pochettino, è il fatto che sull'Ethnot 5 ci sia anche lo splashino in più, cioè il piatto piccolino, non mi ricordo, ma tipo da 8-10 pollici, che era posizionato qui. Qui in questa Ethnot 7 non c'è, devo dire, peccato. Mi sarebbe piaciuto perché, essendo un modello un pochettino più su della 5 e ovviamente è al 100% sopra di fascia, perché i suoni, tutta la questione sensibilità eccetera è senza senso, perché è veramente una figata ancora di più rispetto alla Ethnot 5, ci fosse stato lo splashino, diciamo che non mi sarebbe dispiaciuto. Però comunque, detto questo, va bene così. E questa batteria suona veramente di brutto e devo dire che, nonostante costi molto, alla fine non posso negare che costi molto questa batteria, ma vale tutti i suoi soldi. Appunto, secondo me assolutamente sì, perché boh, che vi devo dire di questa batteria? Fatemi sapere anche voi nei commenti cosa ne pensate, ma secondo me il suono di questa batteria è imbarazzante in senso ovviamente positivo. Quindi con questo spero vi sia piaciuta questa batteria, vi prego di farmi sapere qualcosa qui sotto nei commenti per dirmi cosa ne pensate, se anche voi siete rimasti scioccati come me, oppure se già la conoscevate, se già l'avete provata, però è uscita veramente da pochissimo, quindi sono felicissimo di essere stato uno dei primi a poterla provare, soprattutto in Italia. E quindi boh, fatemi sapere un po' di cose qui sotto nei commenti. Io voglio ringraziare ancora tantissimo strumentimusicali.net per avermi mandato questa batteria in prova e avermi dato la possibilità di metterci le mani sopra, di spippolare un po' tra tutte le cose e capire come funziona, giocarci un pochettino anche. Quindi grazie mille strumentimusicali.net. io con questo direi che posso finire qua. Iscrivetevi al canale, fate tutte le cose solite che sapete già di dover fare. Mi posso togliere le cuffiette e metterle qua, e io vi aspetto nel prossimo video. Ciao!